Allora, do il buongiorno a tutti, buon pomeriggio e vi ringrazio per esservi collegati e per essere qui. E io sono molto contento di riprendere dopo le prime tre puntate di giugno, cui hanno partecipato, e lo dico giusto così per riannodare i fili, rispettivamente Louis Krauss sull'idea di Mitteleuropa, poi Annalinda Kallo, Hein Burstin, Franco Bezza, Laura Quercioli, Giulio Schiavoni e Guido Massino su Sholem Aleichem e sulle sue traduzioni in italiano, e poi da ultimo Mark Volovici sul tedesco come lingua franca dell'ebraismo mitteleuropeo. Quindi dicevo che sono molto contento di dare seguito a questa serie di incontri sulla Mitteleuropa ebraica, che ci accompagneranno da oggi fino a febbraio dell'anno prossimo, sempre avendo come focus l'analisi del rapporto tra ebraismo e Mitteleuropa nel tentativo così di ridiscutere, magari anche di ridefinire da un punto di vista geografico, culturale, antropologico, lo spazio mitteleuropeo in dialogo con la storia, la letteratura, la cultura ebraico-tedesca e yiddish e con l'area slavofona, che è poi l'ambito geografico e culturale da cui oggi prendiamo le mosse. Io ricordo che questo ciclo di seminari è organizzato all'interno del laboratorio di studi umanistici sugli scambi culturali in e con la Mitteleuropa, che afferisce al Centro di Alti Studi Umanistici dell'Università di Trento, ed è realizzato insieme all'Associazione di Studi Ebraico-Tedeschi, ANT, il cui direttivo, il cui socio ringrazio moltissimo per la collaborazione, e soprattutto ringrazio moltissimo per l'aiuto e per l'affiancamento in questi mesi, la presidente dell'associazione, che è Roberta Scarelli, che è con noi presente, e a cui chiedo così a tradimento qualche parola di saluto che mi farebbe piacere. Grazie infinite Massimiliano, devo dirti che questo progetto dell'Università di Trento incontra in modo molto preciso un filone di ricerca che secondo me, secondo i nostri soci, è assolutamente fondamentale, cioè ridefinire fuori da una dimensione, come dire, un po' edulcorata il rapporto del mondo ebraico con il mondo definito mitteleuropeo, cercando di ritrovare non soltanto i momenti di incontro, di condivisione, anche di identità, ma momenti di contraddizione molto forti che il mondo ebraico ha subito, vissuto, provocato nel mondo della Mitteleuropa. Io penso che alla fine di questi interventi, che sono sicuramente rapsodici perché è un mondo molto ampio e quindi sono tutti frammenti di un discorso molto interrotto, avremo la possibilità di mettere in evidenza, se non altro, le diversità, le specificità e quindi di guardare al mondo mitteleuropeo in una prospettiva non più astratta, in qualche modo idealizzata, ma come luogo di, come laboratorio, come luogo di ricerca di qualcosa che sicuramente accomuna il mondo europeo, il mondo centroeuropeo, ma anche qualcosa che si incontra con le nazionalità, con le tradizioni, con tutta una serie di cose che gli ebrei poi dopo, tra 800 e 900, hanno particolarmente a cuore. Quindi penso che nella sua frammentarietà alla fine avremo un'idea abbastanza più chiara di quello che la Mitteleuropa non è, e penso che potremo poi alla fine pubblicare gli atti proprio per dare un segnale forte della non Mitteleuropa ebraica nelle sue varie prospettive. Ringrazio moltissimo il compagno di vecchie avventure Massimiliano De Villa, che anche in questo caso è compagno di belle avventure, cosa non nuova ma che fa sempre piacere confermare, e sono molto contenta che oggi Alessandra Andolfo affronti un
tema un po' lontano da quello che abbiamo analizzato fino adesso, guardato fino adesso, ma forse più necessario, più nuovo per noi germanisti, più problematico. Quindi ringrazio moltissimo Alessandra di aver aperto questa nuova porta, questa decima porta, direi citando malamente Langer, e che ci permette di guardare un po' al di fuori del mondo asburgico tedesco. Grazie, grazie ad Alessandra, grazie a Massimiliano. Grazie a tutti voi che siete qui oggi. Grazie Roberta, grazie a te. Allora, entrerei nel cuore della questione. Dicevo appunto che i nostri ragionamenti di oggi muovono dall'area slavofona e in questo senso io sono molto felice di avere qui la collega e cara amica Alessandra Andolfo che adesso presento. Allora, Alessandra Andolfo è docente di lingua serba e croata ed è traduttrice. È dottore di ricerca in studi iberici, angloamericani e dell'Europa orientale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e si è sempre occupata di letteratura e culture della ex Jugoslavia, in particolare della letteratura serbo-croata contemporanea in emigrazione, degli scrittori serbo-croati di origine ebraica, oltre a curare poi anche tematiche di filologia slava e di bibliografia, di storia della stampa, soprattutto storia dell'editoria in cirillico a Venezia. Ha insegnato lingua e traduzione serba e croata all'Università degli Studi di Torino, poi filologia slava a Trieste e lingua e traduzione serbo-croata a Venezia per parecchi anni, credo più di 10. Aggiungo solo che ha collaborato con l'Università di Padova al progetto di digitalizzazione del vocabolario dei tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico e latino, dell'abate Tanzlinger Zanotti del 1704 e ha collaborato poi anche con il Teatro Stabile del Veneto e presso il Centro Internazionale di Studi Goldoniani in merito alle rappresentazioni goldoniane in Serbia e in Croazia. Alessandra è inoltre parte del consiglio direttivo del Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici e Internazionali e della redazione della collana eurasiatica. Lo sai ancora, in spirito. Idealmente lo sei. Dunque, allora, oggi Alessandra sviluppa il discorso sulla Mitteleuropa ebraica verso l'area slavofona, in particolare verso la Slavia del Sud, lungo la direttrice balcanica fino in Serbia, ad affrontare proprio questo côté ebraico-balcanico che è culturalmente denso e variegato. E si tratta di uno spazio di passaggi, di transiti, di permanenze, con tessere che sono varie, che sono concorrenti, che sono contrastanti, che sono disposte su un quadro che non è per nulla omogeneo, ecco. Quindi è una topografia di alternanze, di sovranità conquistate, cedute, di nazionalità affiancate, di culture in dialogo, di lingue in concorrenza. E sappiamo che dopo lo Ausgleich, il compromesso, così la riforma costituzionale del 1867 e la trasformazione dell'impero asburgico in Doppelmonarchie, in impero austro-ungarico, il voivodato di Serbia sarà parte della cosiddetta Transleitania, cioè delle terre della corona di Santo Stefano, ossia della parte, diciamo così, ungherese orientale dell'impero. All'interno di questo mosaico la componente ebraica è determinante e continua a essere determinante anche come dire, nel quadro dei nuovi stati nazionali dopo il 1918 e poi all'interno della ex Jugoslavia e dopo la sua dissoluzione. E proprio di un autore serbo-ebraico dell'emigrazione canadese, ossia di David al-Bahari, Alessandra ci parlerà, e di un romanzo, Mamaz, che lei stessa inizialmente ha tradotto, che fa parte di una trilogia che la stessa Alessandra definisce trilogia canadese, che è composta da tre romanzi, che sono Il buio, L'uomo di neve e appunto Mamaz. Dunque adesso io lascio tutto lo spazio ad Alessandra, che ci introduce a questo paesaggio culturale mitteleuropeo, ebraico, balcanico, per poi parlare di al-Bahari, e della componente ebraica mitteleuropea in Mamaz, con alcune ambivalenze anche su cui poi ci soffermeremo più tardi. Prego Alessandra. Grazie Massimiliano, e buonasera a tutti voi e grazie per essere qui. E un grazie sentito anche naturalmente a Roberta Scarelli
e l'associazione AINTI e al Centro di Alti Studi Umanistici dell'Università di Trento, naturalmente. Grazie a tutti per ospitarmi qui e anche per aprire questo ciclo di incontri. È un grande onore per me, appunto, iniziare questo nuovo ciclo di appuntamenti. Come appunto diceva Massimiliano, quest'area geografica e geopolitica, no? Come ho anche definito nel titolo, geopolitica del cuore, poi vedremo perché nel caso, insomma, di David al-Bakhari, appunto ha una storia estremamente complessa e racchiude identità estremamente composite. E in particolare, insomma, nel caso del nostro scrittore di cui andremo a parlare oggi, David al-Bakhari, la componente, insomma, geografica è anche importante per definire poi alcuni tratti anche della sua poetica. Siamo alla confluenza tra Save e Danubio. Al-Bakhari è nato a Zemun, che oggi è la 17ª componente della municipalità di Belgrado, ma un tempo è stato un avamposto asburgico ed è stato in qualche modo l'ultimo avamposto che in qualche modo ancora guardava all'impero ottomano dall'altra parte, no? Perché poi l'occupazione degli Asburgo del 1686-1691 è stata anche quella che ha dato l'avvio per i serbi anche a dei primi movimenti importanti, le famose migrazioni del Siove, di cui ci parla anche Miloš Crnjanski, altro grande scrittore della ex Jugoslavia, parla in questo grandissimo romanzo affresco di questo momento storico in cui i serbi in qualche modo si sollevano e vanno a migrare nei territori liberati dell'attuale Ungheria. E quindi è un rapporto di antica data, quella della Serbia all'interno dell'universo asburgico, e anche la comunità ebraica all'interno di questa zona particolare di Belgrado ha avuto un rilievo e anche ha saputo esperire e interpretare anche la componente mitteleuropea, fondendola con quell'altra sua componente più orientale che attraversa comunque la comunità ebraica dei serbi di ex Jugoslavia, perché un tempo appunto così, poi come in realtà lo è anche oggi, anche se purtroppo dopo la seconda guerra mondiale la presenza è ohimè piuttosto scarsa, insomma, in termini numerici per quanto riguarda la comunità ebraica, fino alla seconda guerra mondiale in quell'area, in Belgrado, Novi Sad, Zemun, c'erano circa 12.000 abitanti. Poi, dopo il 42, ne resteranno poco più di 1.000. Tuttora oggi, nei censimenti più recenti, che si autodichiari ebreo, abbiamo circa 1.200 persone, anche se in realtà se ne contano circa 3.000, quindi è una comunità che purtroppo è stata molto provata da quella che è stata la soluzione finale. Ne parla al-Bakhari in un brevissimo quanto intenso romanzo, quale è Getzmeier del 1998, dove lui appunto affronta il più grande trauma, che è un trauma familiare ed è un trauma universale, che è quello della Shoah, naturalmente,
di questo capitolo di serbo invece, no, della Shoah, che ha riguardato il campo di sterminio della Fiera di Belgrado, e purtroppo i primi tristi esperimenti di soluzione finale che vennero condotti in quel caso con un camion Saurer. E di nuovo qui invece il fiume Danubio e il ponte sul Danubio che portava fuori città le persone che poi sarebbero state gasate lungo il tragitto, qui è un'altra, c'è cioè un'altra metafora, no, del ponte. E c'è un'altra metafora invece di questa confluenza tra due culture, insomma, come invece è nell'animo di al-Bahari, di come lui fino a quel tempo l'aveva descritto. Quindi questo è il vertice, insomma, anche più drammatico nella produzione, diciamo, di Dawood al-Bahari, in cui esplicitamente lui parli della storia degli ebrei belgradesi e della Shoah. Ma invece, andando a ritroso, Mamaz e il ciclo canadese rappresentano invece quella che è stata l'evoluzione, attraverso la sua storia familiare, di quella che è stata anche l'evoluzione di una comunità attraverso un secolo di storia, no? E quindi dall'impero asburgico, per passare poi, insomma, alla prima guerra mondiale e successivamente, ripercorrendo le tappe della storia, naturalmente alla Seconda Guerra Mondiale e poi alla formazione della Federazione Jugoslavia, fino anche al tramonto di questa e alla dissoluzione della Jugoslavia dei primi anni 90, vedremo, insomma, questo viaggio, appunto, che da una memoria familiare diventa il modo per narrare la storia. E un attimo vado con una condivisione schermo per far capire un po' dove ci troviamo. Allora, facendo un passo indietro, qui siamo in un quartiere ebraico di Belgrado, siamo, insomma, verso fine 800. Questo è il quartiere di Belgrado. Questa qui invece è la sinagoga di Milan Capitanic, che è stato un architetto molto famoso, la sinagoga sefardita in stile moresco, che c'era a Belgrado nel quartiere di Dorćol. Al-Bahari, nel romanzo di cui andiamo a parlare oggi, la nomina molto spesso Dorćol, perché non è un riferimento immediato a chi non abbia contezza, appunto, un po' della storia di Belgrado, di cosa significhi questo luogo e cosa significhi per la comunità ebraica. È stato anche un luogo centrale, insomma, per la comunità e per la comunità sefardita. Allora, in primo luogo mi riferisco alla comunità sefardita, perché ancora dei tempi della cacciata dalla Spagna, in questo movimento, appunto, in questa erranza che portava la comunità degli ebrei di Spagna a tentare di raggiungere, in molti casi, appunto, questo viaggio verso sud, che li porterà a Costantinopoli, o dove la meta finale è Costantinopoli in molti casi, invece, lungo il tragitto si fermano nei Balcani e vanno a fermarsi, per quanto riguarda l'insediamento, insomma, nella ex Jugoslavia, in Bosnia, come è noto ai più, dove, appunto, la comunità ebraica è stata molto significativa anche da un punto di vista culturale. Anche ha influito anche in alcuni componimenti, come quelli delle Sevdalinke, e anche con le sue canticas, no, della tradizione della comunità sefardita, e quindi, dicevo, poi dalla Bosnia a scendere in questo medesimo tragitto, che in parte è quello che compirà anche la madre di al-Bahari nella rievocazione che viene narrata nel libro, e per arrivare, appunto, alla Serbia, a Belgrado, alla zona di, e poi a Novi Sad.
Qui si può vedere appunto con questo omaggio allo stile moresco quello che era anche, qui vediamo un matrimonio, quello che era anche una componente che appunto aveva queste memorie di Spagna, possiamo dire, che si andavano a fondere e ricreare nuovamente con la componente invece. Diciamo orientale che derivava dalla presenza comunque degli ottomani, no? Qui abbiamo per esempio, sempre per stare più o meno nello stesso periodo, di quello che rimane un po' anche nella Foggia, anche nella moda, se vogliamo, no? Questa è la famiglia Baruch, vedete che il tipo di cappello che indossano e c'è comunque insomma un riferimento che così anche estetico, che forse non è l'immagine più nota, insomma, con cui, a cui pensiamo, insomma, quando pensiamo alla comunità ebraica europea, no? Perché qui abbiamo questa fusione appunto di elementi anche di derivazione ottomana, che naturalmente in Serbia ha avuto un'impronta profonda, ancora più in Bosnia, naturalmente, per questi secoli di Tursko Ropstvo, come dicono in serbo, ovvero sia di giogo ottomano. E, per quanto riguarda questo quartiere di Zemun, che è così il centro delle storie di David al-Bahari, quando al-Bahari esordisce, lui è anzitutto uno dei massimi esponenti della prosa serba contemporanea, per moltissimi è considerato un autore di culto, è tra i più letti. Ed è anche tra i più rappresentati all'estero, perché è anche uno degli autori serbi contemporanei più tradotti nel mondo. È attivo dall'inizio degli anni 70 e appunto lui si colga un po' in questo solco del postmodernismo e senz'altro all'inizio della sua produzione lui ha anche questa carica di sperimentazione, sperimentalismo postmodernista, e lo vediamo nei suoi racconti, ma quando lui comincia a raccontare parallelamente, anche se ancora non è chiaro, forse non è ancora chiaro all'autore stesso, il lavoro che poi lui farà sulla sua identità ebraica e anche sullo suo cercare di indagare il microcosmo familiare come riverbero universale, no? Per la comprensione del mondo. Appunto lui già dalle sue prime prove letterarie ha sempre Zemun al centro, dove ci sono queste avventure prima anche di ragazzini e poi via via diventerà centrale nella prima parte di Il Buio. Zemun a volte carica di mistero, altre volte invece si fonde con il ricordo, con i ricordi di famiglia, con le rimembranze familiari che sono anche quelle di un mondo che non c'è più, che è appunto quello di una Mitteleuropa che viene avvertita comunque come una nostalgia, che è una nostalgia quasi di un mondo che per uno spazio di tempo forse breve aveva dato l'illusione di un'apertura ad una società serba più orientata alla grande Europa e c'era questo senso, la mamma di al-Bahari, la voce della madre, che è la madre di al-Bahari in realtà, nel romanzo dice, ero abituata alla dolcezza dell'impero, no? Questo senso, questa nostalgia che è un po', insomma, così, anche un po' oleografica, appunto da cartolina, come questa. E vediamo alcune vedute di Zemun e ci dà subito un'impressione, appunto lo vediamo anche nella sua architettura, no? Della
la profonda impronta che comunque è stata data dal passaggio dell'impero austro-ungarico in questi luoghi. Non dimentichiamo poi che in questi luoghi c'è anche il passaggio, questa è la casa di Theodor Herzl, della famiglia Herzl, sempre a Zemun, attorno al 1910, quindi anche di qui è passato anche quella spinta, no, della, che andrà poi, insomma, verso la teorizzazione anche del movimento sionista, del sionismo, e poi qui abbiamo la modernità e tristemente un po' anche la perdita parziale di una comunità, perché questa è una sinagoga che attualmente, ve la vedete, è piuttosto centrale all'interno del quartiere, ma attualmente questa è stata convertita in una birreria, non è più una sinagoga. E quindi da un inizio di convivenza con il nuovo elemento asburgico e nel senso di riadattare la propria presenza, no, in queste zone alla nuova temperie anche culturale, no, che portava comunque il nuovo impero, no? Perché come si legge in Andrić, si ricorda sempre il ponte sulla Drina, ma poi nella cronaca di Travnik o il tempo dei consoli, che abbiamo proprio una fotografia molto precisa di quella che era la situazione di quell'area geografica che oggi è la ex Jugoslavia, divisa dalle grandi superpotenze dell'epoca e che nel corso del tempo, insomma, si sono succedute, e quindi l'impero ottomano, l'impero asburgico e nel mentre anche le province illiriche napoleoniche, e di conseguenza questa capacità della popolazione, che oggi con una parola che si chiama che si ama tanto, quindi che è resilienza, anche nel caso della comunità ebraica di Zemun e di Belgrado, senz'altro è stata estremamente sviluppata, insomma, con questo meccanismo anche adattivo che ha fatto sì che si sommassero poi delle componenti differenti, no? Come dicevo prima, da quelle moresche, come abbiamo visto, quelle appunto della Spagna, a quelle appunto invece di tipo ottomano, e infine a quelle asburgiche, e anche nel romanzo, ma anche in altri momenti. Al-Bahari, insomma, ricorda anche questa parola, no, del Biedermeier, che è una parola che diventa, che va a ricordare anche tutto una memoria, appunto, mitteleuropea, che almeno nelle immagini che si fanno i personaggi, insomma, che hanno popolato anche alcuni racconti del Bahari, ma in particolare, insomma, questo della narrazione della madre che c'è in Mamaz, suggerisce un rapporto che, visto con gli occhi della madre di al-Bahari, appunto, è quello di una persona semplice che ricorda i passaggi di quasi un secolo di storia vissuti da testimone diretta. Ma che nel contempo allarga la visione a quella che invece è un rapporto profondo per molti scrittori dell'ex Jugoslavia e non soltanto della componente ebraica rispetto appunto alla Mitteleuropa. E non so, Massimiliano, scusa. Sì.
Bene. Per andare al romanzo appunto di cui parliamo oggi, che è questo, che è Mamaz, vedete insomma che anche già la copertina suggerisce molto. Tra l'altro la prima edizione è del 1996, nel 1997 verrà pubblicato anche in Croazia e sarà la prima opera di un autore non croato della Jugoslavia, insomma di un autore serbo che verrà pubblicato in Croazia dopo la dissoluzione della Jugoslavia. E al-Bahari ha sempre scritto i suoi romanzi e i suoi racconti in lingua serba, benché dal 1994 risieda in Canada. Poi recentemente, negli ultimi 10 anni, 10-12 anni, ha una doppia dimensione, nel senso che trascorre parte del tempo anche a Belgrado. Mamaz, come ricordava Massimiliano in apertura, è un romanzo che fa parte di una trilogia, cosiddetta trilogia canadese, perché appunto è l'esito del suo trasferimento, no? Al-Bahari era già laureato in inglese ed era traduttore anche dall'inglese, per cui per sua fortuna riesce ad ottenere un incarico presso l'Università di Calgary e quindi in Uomo di Neve, che è il primo dei tre, che non è tradotto in italiano. Lui ha questo primo impatto con l'altrove che poi è anche quello che possiamo chiamare così il nuovo mondo. Quindi poi c'è anche un dialogo tra vecchio e nuovo mondo, se possiamo dire, che si inaugura proprio con questo romanzo. E lui porta con sé tutta la memoria della propria famiglia, la memoria della propria storia e degli ultimi drammatici accadimenti. E questi tre romanzi, insieme a Il Buio e a Mamaz, sono profondamente connessi l'uno all'altro. Ci sono degli elementi che poi, insomma, ricordiamo insomma che comunque al-Bahari è appunto uno scrittore che si situa nel solco del postmodernismo, quindi ci sono anche delle ricorrenze tra un volume e l'altro, dove andiamo anche a trovare gli stessi elementi che si ritrovano anche negli altri volumi. Ci sono dei dettagli che ricorrono. Anche l'idea dell'indietreggiare nel buio, la presenza anche di un alter ego, insomma, sono profondamente legati questi tre romanzi, ma diciamo che è in Mamaz che più compiutamente al-Bahari dialoga con la memoria e con la memoria anche del suo paese che non c'è più, e tutto questo attraverso la lingua madre e la voce della madre. Posso passare a una descrizione breve, sintetica del romanzo? Sì, se ne vuoi dare una breve descrizione, sì, poi magari passerei ad altri. Sì, certamente. Aspetta. Dunque, in breve, per chi non avesse letto questo romanzo, la narrazione consiste di questo, di un unico paragrafo senza interruzioni, come un lunghissimo flusso di coscienza, in cui al-Bahari ripercorre appunto le vicende della madre che, nata serba ortodossa, o comunque lio narrante, ripercorre la vicenda della madre. Che da serba ortodossa sposa in prime nozze un ebreo ashkenazita
e poi invece alla morte di questo sposa invece un ebreo sefardita, da cui poi ha origine la famiglia del Lion Errante, dietro cui naturalmente si cela Davide al-Bahari. E anche qui, in questo mettere insieme Ashkenaziti e Sefarditi, c'è anche il raccontare la doppia anima che ha la comunità, che ha avuto la comunità serba ebraica. Lo scrittore, appunto, Lion Errante, è un uomo che si è trasferito dall'ex Jugoslavia durante la guerra in Canada, che conosce uno scrittore che si chiama Donald, uno scrittore canadese che ha tutt'altre idee rispetto a lui circa la storia e il rapporto con la memoria. E la memoria del sé e delle sue origini passa attraverso dei nastri registrati alla fine degli anni 60, alla morte del padre, con la narrazione della storia di famiglia da parte della madre, che andrà a raccontare anche appunto i capitoli bui del periodo delle due guerre mondiali e anche naturalmente della Shoah, come avevo ricordato all'inizio. Quindi attraverso la voce della madre intraprende un viaggio nella memoria, che sarà anche un viaggio nella lingua. Grazie, grazie Alessandra. Io prendo lo spunto da quanto hai detto finora per fare alcune considerazioni e per chiederti magari di soffermarti su alcuni aspetti, cioè ho un'osservazione duplice da fare, nel senso che allora, mi pare che in questo romanzo Mamaz, nella trilogia e in generale nella poetica di al-Bahari, ci sia una componente memoriale molto spiccata, no? Per riprendere, parafrasare il titolo del tuo intervento, si tratta quasi di una topografia sentimentale, proprio intesa come spazio della perlustrazione memoriale, che è un aspetto, che è una linea comune a tutta quanta in generale al panorama ebraico mitteleuropeo, cioè la dimensione memoriale è spesso una componente consustanziale alla letteratura mitteleuropea, specie dopo il tramonto dei fasti danubiani. Però questa componente del ricordo caratterizza in particolare la letteratura serbo-croata, che spesso fa vivere in tensione, in dialettica, in ambivalenza anche la memoria personale come riflesso di una memoria collettiva. Quindi la dimensione del ricordo assume in al-Bahari, se non sbaglio, anche un colore, una qualità, una connotazione particolare che sono slavo-balcaniche. E volevo chiederti di dirci qualcosa a questo riguardo. Aggiungo anche un'altra cosa, così condenso, diciamo così, il mio turno di parole in una volta sola, ossia che in questa memoria condivisa, mitteleuropea, anche nei meccanismi della rievocazione narrativa, diciamo così, postuma, c'è spesso una componente di struggimento, di languore, di malinconia, di nostalgia, come tu l'hai chiamata, no? E che spesso rende la rappresentazione della Mitteleuropa in generale e della Mitteleuropa ebraica in particolare un po' così la colora di tinte da bozzetto arcadico, oppure un pochino così, un po' come diciamo spesso anche con Roberta, da rappresentazione un po' dolciastra, una resa un po' edulcorante, ecco, del passato. Quindi questo paesaggio dell'origine, del cuore che tu hai descritto finora, è immune da questa ovatta di ricordo struggente, di rimpianto, di idealizzazione, o c'è, come accade spesso in questi casi, anche qualche elemento così tipizzante, di stereotipizzazione? Ecco. Beh, dunque, sì, allora,
Senz'altro ci sono entrambe le componenti ed emergono anche proprio dalla lettura di questo romanzo, nel senso che in quello che è il ricordo diretto della madre c'è questa immagine dolciastra a cui facevi riferimento tu poco fa. Ma poi invece nell'elaborazione del ricordo, così come compiuta dall'io narrante, ovvero sia da Hal Bahari, si vede come la discesa anche geografica della madre, no? Dalla Croazia per arrivare fino al Kosovo, dove poi nascerà lo scrittore io narrante. C'è questa discesa che appunto non è solo una questione di geopolitica del cuore, ma che man mano che discende verso sud c'è anche un parallelo con quello che è con quello che è la visione stereotipata, no? Anche non solo di un'immagine della Mitteleuropa, ma anche quello che si va a legare con un'immagine stereotipata dei Balcani, e all'interno di questo c'è questo ulteriore segmento che è quello, no, della componente ebraica all'interno di tutto ciò, che fa sì che nel romanzo la figura della madre a un certo punto diventa se stessa uno stereotipo, no? Diventa la rappresentazione dello stereotipo, parte come la rappresentazione, così appunto la madre, l'origine, la lingua madre, la cultura materna di partenza. È molto bello che nell'edizione tedesca di Mamaz il titolo sia stato reso con Mutterland. Cosa che non era possibile fare, o che non è stato possibile fare, insomma, nell'edizione italiana in cui ci si è richiamati al significato più letterale del titolo, no? Mamaz appunto significa l'esca, che sia quella con cui si va anche a caccia, si usa anche per i richiami, non so, per le anatre a caccia, ma è anche allo stesso tempo mamiti, il richiamare. Il richiamo, il grande richiamo della storia, il grande richiamo della memoria, e in sé contiene anche la tenerezza del termine mamiza, no? Di mammina. E anche in questo, nel cercare appunto di ripercorrere la memoria anche in uno sforzo di ricomposizione dell'identità, alla fine invece quella forza di convivere con l'altro, poi di essere l'altro, ci si trasforma poi alla fine anche in uno stereotipo. E, ecco, sì, la figura della madre, scusate, adesso mi vedo qua perché l'avevo preparata prima. Ma vorrei leggere un passo dal romanzo che dice così, no? Anche in riferimento a quanto dicevo prima, perché in questo discorso anche delle stereotipie viene poi allargato nel corso del romanzo, proprio dal dialogo con quello che è l'alter ego di Al-Bahari, cioè dell'io narrante, che è questo scrittore che si chiama Donald. Lo dico perché viene citato il nome per avere un riferimento. Allora, dice così, pagina 38. Donald annuiva.
scusate, mentre parlavo dei croati, dei serbi, dei musulmani, dei partigiani, degli ustascia e dei cetnici, Donald ammiva. Sapeva cos'è l'Oriente e cosa l'Occidente, così come sapeva quali erano le grandi potenze che si erano scontrate nella Seconda Guerra Mondiale. Ma le isolette, come la ex Jugoslavia, dove i piani della storia si mischiavano e sfuggivano al corso principale degli avvenimenti, lo lasciavano completamente confuso. E quando qui, nel continente nordamericano, qualcosa causa confusione, uno diventa immediatamente indifferente. Ma io perseveravo. Se sapessi scrivere, ho detto a Donald, mi siederei e scriverei un libro, ma siccome non so scrivere, ho detto, devo parlare. Va bene, ha detto Donald. Guardava il mio indice che scivolava giù per i Balcani come un bastone sul fango. Se non capisci questo tragitto, gli ho detto, questa discesa che è allo stesso tempo reale e simbolica, così come l'altro tragitto, quello interiore, nel quale l'anima, mentre tutto intorno a lei si dissolveva, cercava di rimanere intera, interrogandosi incessantemente e passando da un'identità all'altra. Allora non riuscirai mai a comprendere non solo quella donna, mia madre, ma neanche tutto ciò che caratterizza quell'angolo di mondo. E quando anche solo una parte di mondo sfugge alla nostra comprensione, ci sfugge il mondo intero. Quindi, appunto, ricollegandomi a quanto si diceva, mi pareva che fosse anche un po' esplicativa sia del titolo sia forse anche parzialmente della domanda che mi hai posto. Grazie. Allora, prima di farti forse un'altra domanda o di concludere, io vorrei chiedere, intanto ringraziarti molto per aver partecipato e per aver inaugurato questo ciclo di lezioni sulla Mitteleuropa. Vorrei anche chiedere ai presenti, che ringrazio nuovamente, se ci fossero delle curiosità o delle richieste di approfondimento su queste tematiche, su questo autore, su questo romanzo. Posso? Io avrei una domanda magari sulla citazione che ha appena letto. Ho sentito, se sapessi scrivere, scriverei la mia storia, ma siccome non so scrivere, devo parlare. Potrebbe spiegarmela un po' meglio? Perché io mi occupo di Kwiatkowski e nell'ultima pagina, prima insomma di suicidarsi, nell'ultima pagina del suo diario, lui aveva fatto una scala simile dei valori, cioè aveva disegnato una scala e aveva scritto Sprechen, Schreiben, Schweigen. Non so se ci sia un collegamento, siccome anche Tucholsky comunque è uno scrittore di origine ebraica, che cosa significa scrivere, che cosa significa parlare, come si intende in questo senso. Poi molte cose che lei ha citato, questa nostalgia, questa immagine da cartolina per una sorta di patria perduta di cui non si è del tutto consapevole, almeno nel caso di Tucholsky, è ricorrente e mi interessava insomma questo punto. Sì, allora, nella mia conoscenza non c'è un legame diretto, però nel romanzo, in questo romanzo, così come in altre prove di al-Bahari di questo periodo molto fecondo, che è stato quello dalla metà alla fine degli anni 90 fino ai primissimi 2000, si è interrogato molto in merito al rapporto tra la parola, no? L'oralità e l'abitare un'altra lingua e invece lo scrivere e in questo romanzo della di difficoltà di riuscire a scrivere. Tanto è vero appunto che quello che è un espediente narrativo
che è appunto la voce della madre che parla attraverso questi nastri, questo magnetofono. In realtà è anche il cuore di una riflessione che lui fa sul fatto che poi una voce è tutto quello che rimane, più ancora, no, per converso, no, rispetto a quello che normalmente è il rapporto o l'eredità che ci lascia la parola scritta. E lui si è interrogato molto su questo rapporto e in questo senso. L'alter ego americano, che invece anche così esprime questa cultura, questa mentalità molto più del presente, molto più pratica, se vogliamo, per tutto il tempo della narrazione non fa che dargli contro, no? Perché gli dice che non è il modo di scrivere, che non è quello il modo corretto di raccontare. Invece lui non può non tenere conto di questa voce, di questa parola che supera anche la sua capacità di poter scrivere. E lui continuamente, allora è un romanzo in cui una delle parole chiave è senz'altro ripetizione. Quindi il ripetersi c'è anche nella ripetizione di alcune frasi che diventano delle sorte di formule fisse, no? Che danno sia un ritmo alla narrazione, ma fanno anche procedere il lettore e lo fanno attivare verso un certo tipo di comprensione. Perché lui continuamente dice: se io sapessi scrivere, se io sapessi scrivere, però. E lui rivela questo limite e allo stesso tempo questo attaccamento alla parola e questo anche attaccarsi alla lingua madre. E lui dice che quando si vive all'estero, lo scrive nel romanzo, lo scrive sia qui che anche in Uomo di Neve, è come se si vivesse su un piano inclinato. È come se l'appartamento in cui lui vive fosse leggermente in pendenza e c'è quella difficoltà, no? Non riesci a stare in piedi eretto perché ti manca una parte della tua identità, ti manca una parte della tua voce. Dice che c'è questo sforzo continuo per entrare nella lingua seconda, nell'altra lingua, no? Nell'inglese. In questo caso, e nella quotidianità c'è lo sforzo di sovrapporla all'altra, però l'altra voce emerge sempre ed è quella che ci da un lato ci fa anche zoppicare, perché non riusciamo ad adattarci completamente alla nuova dimensione del sé che si ha quando si abita un'altra lingua, un'altra cultura. E questo aspetto è presentato molte volte e nel contempo, insomma, c'è un dialogo anche rispetto a quella che era l'educazione e il lessico familiare di sua madre, le parole della madre, che è anche la portatrice naturalmente della tradizione e in questo. Ed è una tradizione fatta di oralità, no? Di nuovo. La cultura orale nell'area del serbo-croato, della ex Jugoslavia, ma in senso più largo, comunque anche nei Balcani, insomma, restando nell'area del serbo-croato, la cultura orale è estremamente importante, no? Le narodne pesme, o pjesme, a seconda della zona in cui ci si trova, sono state. Il cuore fondante di quella che poi diventerà anche la letteratura, no? Ma che per lungo tempo è stata una vera e propria letteratura fatta solo di oralità. Quindi anche qui si ricollega a questo aspetto che è molto tipizzante e caratteristico dell'area da cui proviene, ma nel contempo anche. Della Yiddish Mame, come la chiama lui, no? E del racconto delle storie, di queste storie
ripetute, tramandate di madre in figlio, no? E attraverso queste storie, anche questo trasferimento di una memoria e di un'identità. E lui, nella sua nuova dimensione, nella parola scritta, non riesce a trovare la stessa potenza evocativa che ha invece quando sente la voce. Nel romanzo lui dice che la prima volta che dopo lungo tempo, da quando lui si era trasferito, riesce finalmente a trovare un apparecchio che possa riprodurre questa voce, la prima volta che sente la voce, che risente la lingua madre, ha come un mancamento, no? Quasi. E quindi, insomma, appunto, senz'altro c'è questa componente che si declina in molti differenti momenti, sia del romanzo che anche proprio della trilogia. C'è questo ritornare anche in altri volumi suoi. Ecco, questo rapporto. C'è una sua raccolta di racconti che si chiama proprio Drugi Jezik, che è dedicato a, che vuol dire l'altra lingua o la seconda lingua, perché appunto in serbo con Drugi possiamo dire sia l'altro che il secondo, quello che viene dopo. Quindi, che questo è interessante, lui fa. E lui non è nuovo a utilizzare i giochi di parole, appunto, anche il titolo che vi dicevo prima del romanzo stesso. Scusate, forse sono andata un po' lunga. Grazie mille. La grazie a lei per la domanda. Ci sono altre domande? Posso forse chiederti un'altra cosa, Alessandra? Mi chiedevo, Albari è uno scrittore dell'emigrazione canadese, no? Che cosa rimane, in una extraterritorialità come quella americana, canadese, di questo retaggio mitteleuropeo, di questo retaggio balcanico. Cioè, si può parlare così, come è stato detto per altri autori, di una lingua espatriata, di una cultura espatriata. Dunque, c'è una lingua espatriata, appunto come accennavo, la sua riflessione sulla lingua è piuttosto articolata e riproposta con frequenza, insomma, in tutta una serie di sue opere. E poi nel dialogo con l'altro, che è il suo alter ego, no? Donald, in questo romanzo, c'è anche l'impossibilità di una completa comprensione e convergenza tra due mondi diversi. E nel caso appunto di questo Donald, che è un po' la rappresentazione della cultura tanto canadese quanto insomma di quella americana, diciamo, quella di quello che si chiamava Nuovo Mondo. E che somma gli stereotipi, no? E va a sommare e a confondere l'idea, perché nel romanzo viene detto più volte che lui non ha una precisa contezza di dove sia. Cioè, come spesso accade, magari per chi viva in un altro continente e ovviamente non abbia gran conoscenza dell'Europa, e questo è un qualcosa che viene riportato spesso anche da altri scrittori, anche da Ugrešić, penso, no? Tra quelli più famosi. Questo fatto di procedere per stereotipi e quindi di andare ad assommare in un'unica entità poco chiara l'Europa, l'idea del vecchio mondo, e mettere dentro a questo la Mitteleuropa fusa col Balcano come invece luogo. Cioè dei Balcani, visti insomma agli occhi di questo Donald,
come un luogo di barbarie, no? C'è quest'altro, c'è nel caso di Donald, abbiamo una memoria errata di quella che sia l'Europa, di quella che sia la storia dell'Europa, di quelle che siano le componenti dell'Europa e di vedere tutto come un indistinto luogo dove si pensa e si è eccessivamente proiettati al passato. E Donald critica questo modo di vivere il passato che hanno gli europei e ancor più le nostalgie di cui parla Leo Narrante e il proprio non riuscire a comprendere il legame profondo col passato che ha chi dall'Europa si trasferisce poi in special modo dopo vicende tanto drammatiche in un luogo completamente diverso. C'è anche un passaggio in cui c'è una metafora molto così significativa di come anche banalmente un qualcosa come il caffè sia inteso in maniera completamente diversa, no? Per lì dove viene bevuto velocemente oppure a grandi sorsate come una bevanda. Qualunque che continuamente si può ricaricare anche. E invece il senso del caffè che c'è nell'area della ex Jugoslavia, no? Di come tempo. Lui dice quando sei quasi in grembo al Signore, no? Questo modo di preparare il caffè che invece poi è quello, poi in quel caso lì è il caffè che si preparava con la gesba nel periodo ottomano e che è rimasto tuttora. Oppure c'è un altro passaggio in cui lui dice che il nord esige concentrazione e che non ne poteva più invece di questa dispersione del caldo del sud, che poi fa sì anche che l'uomo diventi in qualche modo violento, no? Quindi anche qua c'è un abbondante uso degli stereotipi. E c'è un continuo ribaltamento dei piani anche. Grazie. Un'ultima cosa, poi mi fermo anche per non affaticare i partecipanti. Volevo chiederti, però è una domanda che quasi quasi mi vergogno un pochino a porre, nel senso che è una domanda che nasce così, su suggestione di letture fatte. Mi chiedevo se ci fosse e quale confluenza ci fosse tra Al-Bahari e un altro autore dove questa componente ebraica, mitteleuropea e questo ambiente, questa atmosfera sono così importanti, che Danilo Kish. Beh, Sì, se li si possa mettere su qualche orizzonte di paragonabilità, ecco. sì, nel senso che, e poi in senso più allargato, insomma, non a Kish, ma anche alla Ugrešić che ricordavo prima, nel caso di questi autori, anche nel caso di Kish, la memoria e il rapporto con la Mitteleuropa diventa anche un elemento attraverso cui proprio si fonda la poetica della memoria. È molto presente, senz'altro, in Danilo Kish, anche nel suo caso invece la rievocazione della figura paterna, no? E senza dubbio è anche per quanto riguarda la Ugrešić, che pur essendo croata ed essendo così, come dice lei, anche una ragazza delle pianure pannoniche, perché c'è nel caso della Croazia invece no, c'è quest'altro rapporto ancora rispetto alla componente magiara del passato, ma insomma comunque anche nel suo caso c'è un ricorso alla memoria e anche per lei e anche nella sua storia di famiglia,
non so, Baba Yaga ha fatto l'uovo dove parla della madre, anche lei, ma insomma anche nella poetica della memoria della Ugrešić così c'è questo componente importante che è il rapporto con la memoria transnazionale e con la Mitteleuropa e così senz'altro andando a Kish. Poi Kish, al-Bahari, sono due scrittori diversissimi, però nello stesso tempo ci sono delle convergenze appunto nella poetica e anche proprio nella poetica della memoria, mi sento di Grazie. dire. Grazie a te. Dunque, se non ci sono altri interventi, allora io ti ringrazio nuovamente per la tua disponibilità, per la ricchezza del tuo intervento, tantissime suggestioni, tantissimi spunti di riflessione. E prima di passare di nuovo la parola a Roberta Scarelli per un suggello conclusivo, darei appuntamento a tutti quanti, a chi volesse, prossima puntata di questo ciclo che, se la memoria non mi tradisce, dovrebbe essere il 17 di dicembre, quindi passa un po' di tempo in cui abbiamo occasione, se vogliamo, di far maturare dei pensieri, il 17 di dicembre con Micaela Lattini. Ecco, ti ringrazio ancora tanto, Alessandra, Io per essere stata ringrazio qui con me. moltissimo te, Massimiliano e Roberta per questo spazio. Ringrazio anche appunto chi ci ha seguiti fino a qui, ringrazio anche per le domande. E appunto, come dicevi tu, insomma, io spero in qualche modo di aver dato qualche spunto, insomma. Per allargare la riflessione, insomma, di essere stata in qualche modo in piccola parte, insomma, di stimolo, per continuare questa riflessione. Grazie ancora di cuore a tutti. Roberta, Roberta, il microfono prof. spento. Grazie per il Sugello, io userò il suggello per dire ad Alessandra che il suo contributo è stato molto interessante, molto ricco e molto bello, che questo, come dire, questo tentativo di aggiungere contenuti, problemi, questioni in questa ricerca assolutamente riuscito, con mi sembra di capire la fisionomia di uno scrittore di grandissimo interesse che merita assolutamente lo scavo che Alessandra ha fatto. Penso appunto che sia un contributo rilevante per l'autore, ma soprattutto per i temi che attraverso l'autore si sono in qualche modo affrontati. Quindi ti ringrazio moltissimo, spero appunto che avremo modo poi di riflettere ancora su questi temi che mi sembrano molto molto importanti. Quindi grazie infinite, grazie Massimiliano, grazie alla Grande Università di Trento e grazie a tutti gli amici, colleghi, gli interessati che sono stati presenti oggi, in un contesto non specificamente germanistico, quindi sicuramente da questo punto di vista è particolarmente nuovo e importante. Grazie a tutti, allora. Grazie Massimiliano. Buona serata a tutti, grazie Roberto. Buona serata a Grazie a tutti. tutti i partecipanti. Grazie. Grazie, Grazie. grazie professoressa. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie, complimenti.